Eccoci qua, benvenuti, sta per iniziare Box Salute in diretta con il dottor Piero Mozzi, l'argomento di questo mese è eh, le combinazioni alimentari, qualcosa di abbastanza complesso. Infatti bisogna veramente studiarle e memorizzare e poi cominciare ad apprendere quello che si deve fare. Perché in linea di massima noi siamo dei grandi pasticcioni a tavola, soprattutto noi italiani. Pensate al menù classico quando si va al ristorante, che poi viene un po' applicato anche nelle nostre famiglie. Il menù contempla l'antipasto, il primo, che è di solito a base è una pasta, eh, che può essere un, una pasta asciutta o lavorata, e poi c'è il secondo a base di carne o di pesce. E poi c'è il dessert addirittura. Il dessert che eh, se va bene è una macedonia, ma non va bene neanche questa. Di solito può essere un dolce o un assaggio, un plateau di formaggi. Poi il caffè e la mazza caffè per digerire meglio. Non si può digerire assolutamente bene perché la nostra digestione è, avviene per gradi ed è un vero e proprio laboratorio chimico sia lo stomaco dove avviene appunto la maggior parte del, dello sminuzzamento del cibo, soprattutto se non abbiamo masticato bene e non abbiamo insalivato bene, sia la parte dell'intestino tenue. Siccome la maggior parte degli alimenti hanno modalità diverse di digestione e quindi attivano enzimi diversi e gradi di acidità diversi, pensiamo alla carne che è completamente diversa dai dei carboidrati. Se noi abbiamo ingurgitato tutte queste cose, non è mica vero la regola che tanto nello stomaco è vero che ci finisce di tutto, ma i tempi digestivi sono così diversi per cui blocchiamo degli alimenti e li costringiamo a fenomeni veramente degenerativi, putrefazioni. Eh, gas, eh, gonfiore, flatuenza e poi, e poi sonnolenza, tutte cose che, che ci danno sono indicatori di una pessima digestione per cui dobbiamo impararle e se vogliamo semplificare, viva il monopiatto perché in quello sicuramente non faremo troppi errori detto questo non voglio più togliere tempo alla trasmissione ma passare subito eh, la parola al dottor Mozzi e un caloroso saluto alla nostra segretaria di redazione, bravissima. Buonasera. Sempre bella, Carlotta Chiappani, che vi vorrà ricordare i numeri sì, di telefono. Certo, il numero. E le, anche le modalità per chiamare, nel senso che stasera cosa limitiamo il campo? Esatto. Alle esperienze dirette. Eh per forza. Eh, perché problemi digestivi li abbiamo, li abbiamo sperimentati sì, un po' sì, tutti. Sì, e... Vabbè, le esperienze quindi, dirette. Esatto. Quindi, Problemi ma, digestivi. Esatto, eccetera. sì. Ma sì. anche che ci raccontino cosa, come si comportano a tavola. Le esperienze come fanno personali. Di solito, sì. okay. Esatto. Per vedere quanto sanno di questo tema che non è proprio nuovissimo. Perché ad esempio io ho ripassato questo libro di combinazioni alimentari che se non ha 25 anni ne ha 30. Eh, Qualche concetto è cambiato sicuramente nell'alimentazione moderna, il dottor Mozzi ci ha sicuramente ribaltato molto la nostra dieta, però le cose essenziali ci sono già tutte. Ultima curiosità, il primo ad occuparsi di combinazione alimentare, quindi di, di questo processo importantissimo per la salute che è la digestione, la scomposizione degli alimenti sino alle particelle più più piccole, che devono venire assorbite, che sono i veri nutrienti quelli, per portare a una buona energia. Il primo è stato Pavlov, sapete, proprio quello scienziato pazzo, che almeno io non amo molto perché quando sento il suo nome penso a quei poveri cani con il buco nello stomaco per verificare che ehm, la, la condi il condizionamento in sostanza di alcuni riti, quando arrivavano le ciotole di pappa già eh, si, nello stomaco, Piero, vieni di soccorso, mi pare che già nello stomaco ha dimostrato Pavlov che entravano già tutti in azione, tutti gli enzimi, tutti ah, i vabbè, stupi gastrici. Ah certo, ma già, ma già <ride> bastava le problematiche, evocare l'ora della pappa. Già le problematiche appena varcano la soglia delle labbra eh, ci possono essere ecco, dei problemi, poi sicuramente le combinazioni sbagliate si vengono a galla maggiormente quando tutto si trova nello stomaco ecco. eh. e poi procede, procede man mano che la, la strada ecco, va, va verso le parti più profonde certo. Comunque, sì. condividi anche tu il fatto che noi italiani in partenza eh, corriamo dei rischi cioè con questa nostra mania di avere il primo, il secondo ah, eh, beh, eh, sono, e il dolce cose... a fine pasto eh, altro che ma quello non se lo può permettere nessuno. Un conto è una volta, dove c'era Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto, la festa del paese, qualche ricorrenza. Esatto, era così. Ecco. Allora poi, sì che c'erano queste ma grandi Ma nella, stor nella storia dell'umanità non è mai successo, nella storia alimentare dell'umanità una cosa del genere. Quindi è lì. Che bella questa animazione, sì, ecco potete seguirla intanto che il dottor Mozzi parla, come vedete un po' la, sì. il viaggio del cibo fino a diventare, se ricordo bene, è, diventa chimo no? quando è un po' lavorato sì. nello stomaco, questo era il bolo. E diventa questa poltiglia che poi diventa, diventa un qualcosa che deve man mano passare ecco, nelle altre parti sottostanti fino a che viene assimilato. E però tutte le parti si mescolano e se le parti che si mescolano non sono compatibili uno con l'altro, certo, non... avvengono, avvengono dei fatti, dei che disastri, possono essere no, decisamente proprio, spiacevoli. Tutti i fermentativi... Eh. E quindi un pasto così impegnativo, qua, in sostanza cosa succede Piero? Che il cibo resta troppe ore nello stomaco e poi e, transita male nell'intestino. Si sì, può tutti rimanere mix troppe ore nello stomaco, ma sbagliate. si può arrivare anche ad avere delle scariche tremende. Ecco, anche magari, eh, però in genere sì, eh, possono essere ritardati i processi digestivi, soprattutto si possono sviluppare tutta una serie di sostanze decisamente dannose, tossiche. Le tossine proprio, sì, sì, le tossine sì. che poi vanno anche a accumularsi, si, tra, si trasformano in, in adipe eh? e soprattutto eh, troppi cibi mal digeriti vanno a finire e siccome la natura è intelligente ce li mette, noi, nei, noi donne ne sappiamo qualcosa, ce li mette nei glutei, nelle cosce e nella pancia. Per tenerli il più lontano possibile invece dagli organi, quelli interni, dagli organi vitali, insomma. Quindi eccole qua la fine della nostra alimentazione, del nostro cibo. Comunque ricordiamoci che noi ci cibiamo per, ehm, per ottenere energia. Eh? Perché è l'energia che ci serve per vivere, per muoverci, per fare tutto, per ragionare, per pensare. Per ottenere per amare, energia, ma soprattutto per, per continuamente ristrutturare la nostra macchina vivente. Eh certo, sì. Eh, sì, quindi è questa la cosa. Quindi è proprio vero che noi siamo il cibo che mangiamo, perché noi quel cibo lo trasformiamo talmente tanto che entra a far parte di noi. Eh, c'è chi se ne è accorto e c'è chi non se ne vuole accorgere, poi prima o poi se ne dovranno accorgere inevitabilmente che ecco, ogni essere vivente, tutto quanto, da quando viene al mondo ha bisogno, ha bisogno da quando cresce, quando poi si sviluppa, anche quando poi eh, si finisce a, a deperire tutto quanto, c'è bisogno di una continua introduzione di sostanze che sono quelle che ci permettono appunto di ricostruire tutte le parti, dare forza, energia, calore e tutto. Sapete che vi dico che è già arrivato l'appuntamento con il primo stacco pubblicitario e quindi mh, vi invito a restare con noi, a seguirci tutti quanti, eh, quelli che riescono a vederci dalla Lombardia, dal Piemonte. Presto si, eh, si unirà a noi anche un'altra regione del nord, ci stiamo lavorando, tutti gli altri che ci seguono con il canale di prima rete che arriva fino a, a Roma, quindi nel Lazio. E... Quelli che io dico che sono i più meritevoli della nostra attenzione, quelli che fanno uno sforzo in mani, ci seguono in streaming, chi può dal, dall'iPad o dal computer e, e più pazienti persino dal telefonino, ci dicono anche con a volte un po' di difficoltà di, eh, di, di buona qualità in sostanza, che non hanno sempre una buona qualità costante. Io vi ringrazio moltissimo per la pazienza, stiamo lavorando anche per questo, i tre giorni che serviranno per stare insieme il prossimo mese, il mese di dicembre, e sono il 9, il 10 e l'11, l'11 sarà proprio il venerdì 11, la seconda settimana del mese con il nostro consueto appuntamento, ma eh, non sarà l'unico giorno in cui avremo il dottor Piero Mozzi, perché saranno tutti e tre in sua compagnia con tanti ospiti, tanti argomenti e avvieremo anche una raccolta a fondo, una raccolta a sostegno della nostra attività, la nostra informazione libera, indipendente in materia di salute, perché gli altri lassù, i piani alti, ci vogliono... In un modo che non ci piace tanto, vogliono che noi abbiamo una lunga vita ma piuttosto ammalata, quindi, che senso ha vivere così a lungo, magari in un letto d'ospedale o in un ospizio? Noi invece vogliamo lavorare per una conoscenza, una diffusione di una, di una reale conoscenza della salute che passa inevitabilmente dalla corretta alimentazione. Detto questo Carlotta. Sì, io ricordo ai telespettatori il numero che è 02-91-22-0098 e ecco, le tematiche sono, sono state già dette, quindi io sono pronta. Certo, a tra poco. Dunque, ben ritrovati. E parliamo di combinazioni alimentari. Adesso viene il bello perché incominciamo ad analizzare le varie possibili combinazioni con il dottor Piero Mozzi. Un po' quelli che sono i, i piatti della nostra tradizione e altri errori che possiamo fare. E invece, eh, un po' di saggezza e anche quella che era definita la saggezza popolare, la saggezza alimentare dei nostri avi, dei nostri nonni. Prego, Piero. Mi va pare bene. che volessi iniziare però Beh, con la intanto, lettura di una lettera. Un saluto ai telespettatori che non li abbiamo ancora salutati, bene, io non li ho salutati. E, va bene, quindi andiamo avanti adesso. Sì, questa serata sulle combinazioni vediamo di dare un po' di dritte perché a volte magari le persone non ci fanno tanto caso, eh, però hanno una notevole importanza. Prima volevo sì, eh, ogni tanto mi arrivano delle, delle mail e allora ce n'è qualcuna che decisamente meritevole, anzi ce ne sarebbero tante, tantissime, però alcune che veramente sono molto, eh, sono molto puntuali, eh, come questa qua, mandata da Roberto Dalodi, era stata già mandata un po' di mesi fa, però adesso riguardandomele ogni tanto... Le, le prendi in mano e Roberto Dalodi mi dice le idee geniali dapprima vengono ridicolizzate, poi violentemente contrastate e infine accettate come ovvie. Tra qualche tempo capiranno, con stima Roberto Dall'Odi. <ride> sì. Lo ringrazio, come pure ringrazio. Invece questa stupenda della signora Cristina di San Donato Milanese, ha scritto una cosa veramente stupenda. Vorrei portare la mia testimonianza sull'efficacia dei consigli del dottor Piero Mossi. Mi chiamo Cristina, sono nata a Milano e abito a San Donato. Ho passato più di vent'anni stando male, con violenti attacchi di vomito, forti mal di testa, nausea e un senso di pesante malessere generale. Questo stato durava dai due ai tre giorni. In via consecutiva ed avveniva in concomitanza del ciclo EO dell'ovulazione, quindi si presentava uno o due volte al mese. I vari medici mi consigliavano analgesici e antiemetici, che quando riuscivo ad assumerli e quando facevano effetto, potevano al massimo ridurre lievemente i sintomi, il dolore e il vomito, per un periodo di tempo limitato, un'ora o due, senza contare che. Tali farmaci mi intossicavano ancora di più il fegato, già pesantemente impegnato a gestire i miei ormoni legati al ciclo mestruale. Poi un medico mi ha prescritto una cura da assumere in via preventiva. In pratica, per circa 10-12 giorni al mese, assumevo 800 mg in pastiglie finalizzate ad aiutare il fegato. Per i primi tempi ho avuto un discreto beneficio, ma successivamente il tutto si è ripresentato come prima. Finalmente, un giorno di tre anni fa. Questa lettera è arrivata il 20 ottobre. Di... Finalmente un giorno di tre anni fa un medico mi disse via il latte tutti i latticini. Lei, lei ha già i suoi ormoni che le danno fastidio e l'associazione con altri ormoni e per giunta di un'altra specie peggiora notevolmente la situazione. Questo medico è il dottor Mozzi che non finirò mai di ringraziare. Io ringrazio lei invece signora per questa bellissima lettera. Con effetto immediato, e ha sottolineato benissimo: immediato, infatti sono stata bene, dopo anni, anzi decenni di sofferenze. Ho eliminato anche l'assunzione del farmaco, che prendeva in via preventiva le pastiglie da 800 mg per 10-12 giorni al mese. Eliminazione che, oltre ad essere salutare, ha portato a un notevole risparmio economico. Ad oggi posso tranquillamente affermare di aver migliorato il mio stato di salute del 95%. Forza, dobbiamo arrivare al 100%. <ride> Se fate la percentuale. Ormai da tre anni il massimo che mi può capitare è una leggera e gestibilissima nausea legata ai miei picchi ormonali una volta ogni due o tre mesi. Visti gli effetti immediati dati dall'eliminazione di latte di ticini, come consigliato dal dottor Mozzi, col tempo sia io che mio marito, così come alcuni nostri conoscenti, abbiamo iniziato a seguire in totto il piano alimentare che il dottore consiglia per migliorare lo stato di salute. Risultato. Mio marito ha evitato di assumere la pastiglia per la pressione alta prescritta lì dal cardiologo in quanto la pressione gli si è normalizzata seguendo l'alimentazione consigliata dal dottor Mozzi. evitato di assumere la pastiglia per abbassare l'acido urico nel sangue prescritta lì dal medico curante in quanto i valori gli si sono normalizzati seguendo l'alimentazione consigliata dal dottor Mozzi. Regolarizzata la funzione intestinale, eliminato il problema della forfora, eliminato il catarro mattutino eliminata la tachicardia. Raggiunto il peso forma con un indice perfetto di massa magra. Per entrambi gli esami del sangue sono migliorati soprattutto a livelli di colesterolo, trigliceridi, glicemia ora più che perfetti. Lo stato di benessere generale è notevolmente migliorato. Anche i vari conoscenti hanno risolto molte delle loro problematiche, ma saranno loro a scrivere per descrivere i loro risultati. Il dottor Mozzi con i suoi consigli che mirano a rimuovere la causa delle malattie e non a curare solo il sintomo, come generalmente fanno gli altri medici, ci ha fatto stare bene, guarendoci da varie patologie dove altri medici avevano clamorosamente fallito o si limitavano a prescrivere con superficialità i soliti medicinali che in ogni caso spesso non davano risultati apprezzabili. Continuerò insieme a mio marito e ai nostri conoscenti a seguire i consigli del dottor Mozzi, con la consapevolezza che non ha in tasca la verità assoluta. Grazie signora che ribadisce questa cosa, perché lo dico sempre a tutti, la verità assoluta non ce l'ha nessuno, e meno che meno io, come lui stesso dice ma con la certezza che i risultati ottenuti sono la chiara dimostrazione della validità delle sue indicazioni. Questo l'ha messo in eretto e per giunta sottolineato. Risultati che altri medici, oltretutto molto più onerosi dal punto di vista economico, non hanno saputo ottenere. Distinti saluti Cristina, c'è anche cognome e nome, non lo faccio, ma la ringrazio tantissimo signora Cristina. Queste sono lettere veramente stupende. Anche perché ci vuole solo un po' di buona volontà, un po' di pazienza, buona volontà e si possono ottenere dei risultati veramente validi, validissimi, stupendi. Anche per guai, per malanni, malattie, patologie che le persone si possono trascinare da diversi, diversi anni. Quindi, poi magari ogni, ogni volta che ci vediamo, magari vedo di di recuperare un po' di queste testimonianze, poi se le persone continuano a mandarle sicuramente... Ormai stanno arrivando sì. veramente a migliaia e migliaia, Questa personalmente è... ne ricevo anch'io e quindi queste le cose giro tutte è... nella vostra... Non, vostra non con uh, spirito di polemica ma con spirito di ricerca della causa delle malattie. Non c'è la verità assoluta, la verità la si conquista con la pratica. Non mi non terminerò mai, non finirò mai, non mi stancherò mai di dirlo, di ripeterlo, che tutte le teorie sono valide, possono essere valide tutte, ma che sancisse se una teoria è valida oppure no, sono i risultati pratici. Stop, basterebbe questo e si potrebbero veramente fare cose strepitose e strabilianti, sempre nel bene e nell'interesse delle persone, soprattutto delle persone malate.